Siamo all'ospedale San Carlo di Milano, dove il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vicepresidente e assessore alla ricerca, Fabrizio Sala, hanno inaugurato il reparto di genetica medica. Una bellissima giornata, una cosa veramente entusiasmante, vedere la tecnologia ma soprattutto vedere il capitale umano, tanti giovani, tante ragazze giovanissime impegnate e che dimostrano entusiasmo per il lavoro che stanno facendo. Credo che sia la dimostrazione in piccolo di quello che deve essere il futuro della Lombardia. Questo è il futuro, questo è un modo per richiamare quelle cervelli, quelle persone, quegli individui che magari hanno pensato di andarsene dall'Italia per mettere a disposizione i propri talenti in altri paesi. Devono tornare qui perché iniziano ad esserci le condizioni per questa regione di essere assolutamente competitiva con il resto del mondo e anzi essere avanti in tante cose. Un passo gigantesco. Intanto siamo in una struttura pubblica. Nel mondo questi tipi di centri di ricerca sono in gran parte nel privato, quindi il fatto che si investa sul pubblico in questa linea è unico anche nel mondo, e perché questa è la Lombardia. E un centro di ricerca sulla genetica è estremamente avanzato perché consente di curare, medicina di precisione, consente di prevenire, consente di far ricerca e quindi di portare a ciascuno la sua cura. Questa è la medicina del futuro